dove ci sarà dentro un piatto preparato da questi chef, persone che non se lo possono permettere, che magari non riescono ad uscire a giocare, poi vogliamo far sentire partecipi di Terra Madre se non del gusto anche loro. L'altra cosa che verrà lanciata importante è la storia dell'università diffusa, ovvero mettere insieme il mondo accademico con il mondo dei saperi artigianali, dei saperi dei contadini, dei saperi dei ristoratori, proprio per far sì che il cibo possa diventare una, diciamo così, cartina di tornasole attorno alla quale leggere anche il futuro del mondo, che noi abbiamo declinato secondo i nostri orientamenti anche al recente congresso. Piacenza parteciperà in maniera così diversificata al Sole del Gusto. Ci sarà il nostro stand in presidio delle Mariole di Quartieri Sadegni per tutta la durata dell'evento. E questo è un classico, non è che si ripete da tanti anni, e no, va bene così. Miss Bode, senatore di Pontenone, che stasera ha preparato delle cose a base di pecorino dei Monti Sibillini, prodotto di presidio Slow Food, situazione in grandissima difficoltà per le note vicende del terremoto, sono rimasti due produttori, pensate che uno di questi due produttori ancora adesso sta aspettando la visita ASL che gli certifichi la praticabilità del laboratorio, e intanto è ospitato fortunatamente dal collega, e mentre l'altro è riuscito a rimettere in piedi tutto solo grazie al contributo totale dei Lions di Macerata. Quindi abbiamo scelto anche questo tema, insomma, qui. Invece sarà al Salone del Gusto sabato con un proprio laboratorio nella piazzetta del Gerardo. Inoltre Jensen entrerà nel circuito appunto dei gelatai che utilizzano i prodotti di presidio Sofood anche come base di pochi gelati. Prodotti di presidio, sapete, prodotti a rischio di scomparsa, che sono tutelati da Sofood con disciplinari molto volatili. Quindi questo è una cosa, diciamo così, in più che raggiungiamo. La presenza piacentina poi è concentrata lunedì 24 nello stand regionale della Regione Emilia-Romagna. Alle 11 faremo una sorta di aperitivo dove la Mariola sarà accompagnata dalle birre di Vallescura, unico, che fa parte dei contadini resistenti, c'è qui Giuliana, è stato il primo, lo chiamo così, agribiorificio italiano ad avere al suo interno tutto il ciclo completo della lavorazione, dai cereali bio coltivati da loro alla malteria, che loro infatti utilizzano anche per lavorazioni contro terzi, perché sono tra i pochissimi ad avere. Sono la famiglia Lanfranconi, che, se vi ricordate, grandi produttori di formaggi prima della frana che vi conosce lo stabilimento appunto sopra Tuzzano. Poi proseguiremo, sempre in quella giornata lì ci sarà un momento che sarà la condotta di Parma, che presenterà un nuovo presidio che da quest'anno, cioè tutelato da Slow Food, è quello della pecora cornigliese. Poi riprenderà Piacenza, prima ci sarà una merenda a base del miele di Luca Modolo, giovanissimo apicoltore in quel di Predalbora, unico abitante di Predalbora di Dorfaglio, unico abitante, nel senso di cuore, unico residente, e anche lì, insomma, quindi assolutamente da tutelare e valorizzare, viene totalmente Dio. E poi concluderemo con Daniela Ratti, è qui presente, chef del ristorante Le Proposte, che farà un laboratorio dedicato ai pissarelli e fasoli, laboratorio con degustazione d'accompagnamento. Questo, diciamo così, è la presenza. Poi potrebbero esserci altre presenze di natura però esclusivamente commerciale, per il momento l'elenco, diciamo così, di chi avrà la presenza esclusivamente commerciale sarà reso noto soltanto mercoledì, e quindi poi vedremo altri anni, mi ricordo Bardini, mi ricordo Pizzaracchia, di Artificio del Torto, tanti del nostro circuito che si sono alternati anche a fare questo tipo di attività, ma non so se quest'anno la faranno. L'occasione di stasera, quindi, assaggi della Mariola, per stare insieme, le cose che prepara l'agenzia, i cocktail del meno, e anche per l'occasione per dire una cosa in più. Da oggi, però con i menù autunnali, parte anche a Piacenza il progetto Cuochi dell'Alleanza, un progetto che Slow Food aveva attivato già
alcuni anni fa, a Piacenza non era mai partito, abbiamo deciso, no, questa volta partiamo, quindi siamo stati noi prima a contattare alcuni ristoratori che sapevamo avere già in carta alcuni prodotti di Presidio. I cuochi dell'Alleanza sono cuochi che si impegnano a tenere permanentemente in menù almeno un piatto che abbia come base un prodotto tutelato come Presidio Slow Food e che non sia ovviamente il sale di cervello, perché è troppo semplice per tutti, insomma, utilizzare il sale. Allora, noi quindi partiamo con questi sei locali che ci hanno onorato di questa occasione, che sono La Palta, Il Legno, Trattoria Cattivelli di Isola Serafini, La Dispensa dei Balocchi, San Giovanni a Piacenza, Faccini Castellarquate, l'Osteria dei Fratelli Pavesi. Però, da oggi praticamente, chiunque voglia aderire a questo progetto, entrare in Bocca d'Alleanza, quindi diciamo così, valorizzare, promuovere il Consiglio di Slow Food, così, lo può fare, non ci sono limiti, non bisogna essere nella guida delle osterie, non bisogna essere stellari, bisogna soltanto condividere questa idea di tutelare i prodotti di Consiglio Slow Food e mantenere almeno uno permanentemente sempre in menù, naturalmente adeguatamente, diciamo così, valorizzato. Col fatto che è un prodotto di Presidio Slow Food. Per noi è un piccolo successo anche questo e ci auguriamo quindi che anche il tema dei presidi possa avere sviluppi migliori. Perché proprio su questo punto invece, lo dico approfittando che c'è la stampa e anche Giulia, noi registriamo invece un successo. Perché ad oggi soltanto i fratelli Salini sono coloro che producono e lavorano nella Pioppa. E questo è un problema. Lo dico e lo sanno, certo, loro condividono questo problema. Io capisco che c'è un problema di disciplina e che uno quando gli parli di tenere lì un salame oltre 6 mesi, perché la Marioni quindi conta un salame, comincia la gara a dire ma no, che c'è un problema perché è vietato l'uso di un'imprenditorialità, che c'è un problema, diceva. Allora, però io credo che c'è uno spazio anche commerciale importante, è un prodotto che riscontra un successo quando lo trova, loro poi possono essere testimoni, ci piacerebbe che altri produttori con questa idea appunto di artigiana potessero approcciarsi a questo tema in maniera positiva. Abbiamo un paio di contatti, uno Bobbio, un altro Bobbio, vediamo se riusciamo a far sviluppare questa cosa, però ad oggi voglio andare ad aprire la pagina sul sito legata ai consigli di Slow Food e sotto la voce Mariola trovate appunto ancora per l'ennesima volta un solo prodotto. Ci sono altri in queste condizioni, ripeto, per quei 12 sono rimasti in 2. Noi venerdì sera faremo una serata di valorizzazione dei presidi dove assegneremo 8 presidi Slow Food a 4 campagne di piccoli produttori e faremo la TV, no? Ma l'abbiamo voluta fare così proprio per valorizzare questi presidi. Io posso essere il testimone che quando vi interfacciate con questi produttori non è che vi interfacciate con una grande organizzazione commerciale, promozionale, distributiva. Cioè, a volte per avere 3 chili di un formaggio, io faccio 20 telefonate, ho mandato 10 mail, ad esempio, con un solo del Sovrini Quarte, no? E per capirsi, a volte per telefono sono problemi. Però credo che se vogliamo mantenere alta l'attenzione, valorizzare la biodiversità, valorizzare appunto questo prodotto di struttura bassa, il tema sia proprio anche quello di renderle, diciamo così, più fruibili possibili. E questo potrebbe anche comportare anche non solo una maggiore commercializzazione, ma magari anche sul prezzo qualcosa di più riconosciuto. Oggi quindi spero che vi divertiate attorno a queste cose, facendo questi assaggi, porta attenzione sul Salone del Gusto Terra Madre, che dopo cercheremo di riportare a Piacenza nelle forme diverse. Il tema dei presidi è quello per oggi noi uno dei più importanti. Quindi su questo vogliamo, diciamo così, lavorare. Sui nostri, su quelli vicino, su un socio che sta cercando di lavorare su un tema del presidio nel Basso Lodigiano. Quindi
però ecco, è una delle tante fasi su cui si promuove la biodiversità e il cibo buono, pulito, giusto e sano, che deve continuare a rappresentare un orientamento molto importante. Io sono molto contento di questo.